Parlare della città metropolitana. Un provvedimento del Parlamento varato nel 2009 e che a distanza di 3 anni è ancora rimasta soltanto un'etichetta per questa città. Questo non significa che in questi 3 anni non si sia discusso del problema, non si siano affrontate le questioni legislative e soprattutto una serie di convegni e di iniziative che poi sono state testimoniate da una produzione letteraria abbastanza interessante. Il punto però è questo: altrove forse i percorsi sono più segnati e le iniziative hanno già prodotto almeno delle proposte in qualche modo operative, perché sono arrivati adesso poi ci sarà il padre storico della città metropolitana, il professor Tuccio, a dire dove e come sono state avviate determinate iniziative che vanno dalla perimetrazione all'individuazione di un comitato scientifico, di un comitato tecnico, eccetera. A Reggio invece ogni tanto se ne riparla. Questa volta l'iniziativa viene dalla Val Gallico, un'associazione che è nata da poco e che devo dire è abbastanza attiva, perché è riuscita a coagulare in una realtà anche abbastanza periferica rispetto al centro della città una serie di iniziative di intensità culturali capaci di smuovere in qualche modo un clima di pigrizia che di solito aleggia fra centro e periferia, fra iniziative economiche non, fra progetti di larga scala, eccetera. Invece Gallico sta facendo un po' la parte, il pesce guida, diciamo, in questa realtà dove si muovono le iniziative, si muovono i convegni, i sindaci partecipano, non partecipano. Recentemente c'è stata anche un'altra iniziativa abbastanza significativa da parte della provincia che si è presa la briga di inviare a tutti i 96 comuni del suo territorio una scheda abbastanza interessante, perché è organizzata con una serie di indicazioni che potrebbero portare all'istituzione di una carta d'identità del comune e quindi con una serie di peculiarità ben evidenti. Ha chiesto quante fosse l'organico delle amministrazioni comunali, ha chiesto quali fossero i comuni limitrofi, ha chiesto la perimetrazione del comune stesso suddiviso in metri quadri fra area montana, area marina e collina, in maniera da capire anche come creare delle vocazioni che in qualche modo possano amalgamarsi in questo progetto che porterà poi a quella che è la metropoli. Il dibattito è sempre aperto fra cosa vuol dire città metropolitana e cosa vuol dire area metropolitana e come città e area in qualche modo possano andare d'accordo. Tuccio ci dirà benissimo che cos'è per lui l'area metropolitana, quindi un'espansione abbastanza molto più vasta di quello che è il dettato della legge. Filardo la pensa diversamente, per esempio già avevo sentito queste anticipazioni prima a microfoni spenti, per cui diciamo il dibattito può essere abbastanza interessante. Ma veniamo un po' a quella che è la situazione attuale. Proprio in questi ultimi giorni, anzi ieri per l'esattezza, Firenze ha promosso una riunione alla quale ha partecipato anche il presidente della provincia Raffa, leggendo, poi sarà lui stesso a raccontarci com'è andata, però pare che si siano date 2 settimane per organizzare da parte delle 10 città metropolitane una proposta che possa arrivare al governo in maniera da dimostrare in che modo l'area metropolitana può sostituirsi alla provincia e laddove rimane la provincia, le province possano unirsi in un progetto che possa portare un risparmio sensibile per le casse dello Stato. Voi sapete benissimo che il dibattito nell'ultimo periodo va ben oltre la città metropolitana, che è rimasta un po' isolata rispetto ai progetti che ci sono di abolizione delle province, degli enti intermedi, degli ATO, di tutte le società partecipate. Insomma, c'è una governance che va riscritta in un clima di austerità, in un clima di risparmio e quindi è una falce che in qualche modo miete messi di ogni ordine, il grano con l'olio, come spesso accade. Allora, perché questo non avvenga,
Valgallico ha deciso di ritagliarsi un suo spazio e rivendica anche una certa identità. La verità è che questo movimento associazionistico che si è mosso su Gallico è forte anche di tutta una serie di iniziative che si sono, diciamo, penso all'Associazione Posidonia, penso a Borgo Cecilia, penso al Forum Civico, ma penso soprattutto al Dipartimento PAU che ha dato una grossa mano in questo senso alla Vallata e gliel'ha data proprio sotto la guida di un professore che mi piace ricordare anche in questa occasione, che era Mollica, Edoardo Mollica, che voi ricorderete, e che veramente aveva il senso della territorialità e la capacità di affrontare su termini scientifici ma anche passionali, come era lui, come era insomma nella sua valenza, nella sua cifra, e quindi ha prodotto anche abbastanza, ha dato degli ottimi suggerimenti. Bene, io mi fermo qui e invece do la parola al presidente Amodeo, il presidente appunto di Valgallico, che ci racconterà in che modo vogliono in qualche modo affrancarsi, no? da questo magma che è la periferia, diventando e assumendo un'identità ben precisa che può essere, come dicevo io, quel pesce guida che insomma ci può essere, può fare da traccia in questo percorso. Grazie. Grazie alla dottoressa Munari. Benvenuti a tutti, grazie per la vostra presenza, quantomeno speriamo di avere suscitato la vostra curiosità e vi vorremo con noi le prossime volte, perché questo è appena l'inizio di un lungo percorso. Il mio compito stasera è quello di presentare ovviamente i relatori che riempiranno di contenuti questo primo incontro e di presentare l'associazione che ho l'onore di presiedere. Come nasce l'associazione Valgallico? Nasce da un'intuizione, scusate se faccio un nome, però a me piace parlare anche degli attori, nasce da un'intuizione che ha avuto l'onorevole Paolo Romero, che per lungo tempo ha militato all'interno delle istituzioni, che ha rappresentato per lungo tempo quest'area geografica, che non si è mai fermato un attimo con l'obiettivo che è anche il nostro, che vogliamo perseguire insieme con tutti gli altri, di migliorare il più possibile le condizioni sociali, economiche e geografiche dell'area in cui risiediamo. E allora si è pensato di metterci un po' tutti insieme, gli ex amministratori, se vogliamo usare un termine un po' più simpatico, cioè tutti coloro i quali hanno avuto un ruolo nelle istituzioni ma non sono più in carica, per non parlare di ex perché sembra che siamo vecchi ma non lo siamo, almeno nello spirito siamo molto avanti rispetto ad altri, e soprattutto nel coraggio di affrontare i problemi e di proporre le soluzioni adeguate. Ovviamente il fatto, la condizione di ex amministratore ci vincola fortemente e ci consente di smarcarci da possibili interpretazioni diverse che noi abbiamo dato all'associazione, che quale può essere per esempio l'idea di tornare a fare politica. Noi abbiamo inteso da subito stabilire che non ci sarà alcuna confusione di fuori. La politica ha un ruolo, i politici hanno un ruolo, noi la politica la facciamo nel senso che staremo sempre a contatto con la gente, da loro cercheremo di sentire quali sono i bisogni, le necessità, i problemi che bisogna risolvere e faremo da tramite, da cinghia di trasmissione, contattando i politici con i quali ci possiamo confrontare, ci potremo confrontare nel futuro, utilizzando l'esperienza che abbiamo maturato dopo lunghi anni di presenza nelle istituzioni. Ovviamente dico questo già da subito, perché questo modo di fare, questo modo di pensare ci consente di lavorare con maggiore serenità, perché nessuno potrà venire a dirci che comunque rappresentiamo una parte. È vero, nel passato abbiamo militato in partiti e quindi in parti diverse, siamo stati uomini di parte, oggi invece stiamo tutti insieme
pur avendo provenienze diverse, tutti insieme dalla stessa parte, che è la parte del territorio. Ovviamente non lo facciamo con l'egoismo di chi vive in quell'area geografica, lo facciamo perché intendiamo con questi primi passi avviare tutta una serie di iniziative che possano coinvolgere anche altre intelligenze, anche altre culture appartenenti a territori diversi, perché da soli non possiamo avere la pretesa di costruire la futura città metropolitana. Però è anche vero che se non abbiamo queste pretese di costruirla, abbiamo la pretesa, la necessità di dire la nostra in merito a ciò che si potrà fare, perché non intendiamo assolutamente che qualsiasi soluzione ci venga calata dall'alto. Noi riteniamo che con queste idee ci stiamo calando in uno scenario del tutto inedito. Inedito perché si parla finalmente di qualcosa di serio e di importante, che è il vero futuro di Reggio Calabria e della provincia di Reggio. Si parla di uno scenario inedito perché si sono creati dei vuoti di democrazia che noi intendiamo colmare proprio fungendo da camera di compensazione tra la politica e la cittadinanza. Voi sapete bene che ormai da qualche mese, forse quasi un anno, non ci sono più le circoscrizioni, non ci sarà la possibilità di riaverle, per cui non possiamo pensare che il delegato di questo o di quel comune possa comunque rappresentare le istanze o accogliere le istanze di tutta la cittadinanza. Abbiamo la forza, la competenza, il coraggio, ma soprattutto la voglia di andare avanti e di confrontarci tutte le volte che ci sarà chiesto di farlo. E anche quando non ce lo chiederanno, saremo noi a pretendere che ci si ascolti, perché abbiamo delle istanze da proporre, perché abbiamo delle soluzioni che vogliamo in qualche maniera proporre agli altri per arrivare all'obiettivo comune. Diciamo questo e nel momento in cui abbiamo immaginato di organizzare questo evento, questo convegno, abbiamo anche ipotizzato un percorso che dal passato passa attraverso il presente per proiettarsi nel futuro. La presenza dello storico serve a tutti per far capire come e quanto la vallata del Gallico abbia potuto, quanti vantaggi ha potuto avere, ha avuto nel passato per via degli scambi, dell'osmosi continua, degli scambi culturali e commerciali con la dirimpettaia città di Messina. Poc'anzi, nell'intervista che mi è stata fatta, parafrasando un pochino l'intervento di un altro amico comune, ho utilizzato una metafora. Ho detto che siamo e rimaniamo ancora, siamo stati per lunghi anni fidanzati con Messina senza mai sposarci, e di fatto viviamo da separati in casa con le altre città della Calabria. Questo lo dico perché nel momento in cui si parlò per la prima volta di area metropolitana, si tenne conto appunto di quello che è stato il passato. Buona parte di noi ha avuto Messina come città nella quale si è acculturato. Noi abbiamo frequentato quasi tutti quell'università, oggi grazie a Dio abbiamo anche le nostre università, le nostre facoltà, però quel legame culturale è rimasto, così come nel passato è stato fonte di ricchezza il confronto commerciale con la dirimpettaia Messina. Ovviamente nel momento in cui si dovrà perimetrare questa costruenda città metropolitana, non possiamo non tener conto di questi passaggi, non possiamo tener conto del fatto che nel momento in cui c'è stata calata la grande Reggio dall'alto, di fatto le periferie, in primis la vallata del Gallico, sono diventate dei posti negletti, abbandonati a se stessi, ai posti ai quali non è stata data neanche la possibilità di autodeterminarsi rispetto a certe questioni. Quindi il passaggio è significativo.
dalla grande Reggio calata dall'alto ad una Reggio grande costruita anche con la nostra collaborazione, anche con il nostro contributo. I relatori di oggi scenderanno nei dettagli nel merito, coordinati ovviamente dal giudice Tuccio, che abbiamo identificato come il massimo esperto. Più vecchio. Il più vecchio di esperienza. L'aspetto anagrafico è irrilevante sotto, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi. Ognuno di loro vi dirà come andrebbe costruita questa futura città metropolitana, ognuno di loro vi dirà come nel passato alcune periferie sono cresciute meglio rispetto ad altre, ognuno di loro vi dirà come si potrà fare per raggiungere un obiettivo comune, che è l'ultima chance che ci rimane per avere una città realmente vivibile, una città realmente degna di questo nome. È un'occasione straordinaria. Se noi ci lasceremo sfuggire questa possibilità, questa occasione, non ne avremo altre simili per poterci misurare e per poter dimostrare che realmente abbiamo a cuore il territorio nel quale viviamo e nel quale abbiamo anche pensato, sperato di poter far vivere i nostri figli. Vi ringrazio, passo la parola a Teresa che continuerà con la moderazione. Intanto un saluto, c'è in sala l'onorevole Belcastro che proprio quest'estate a settembre pubblicò sul giornale una strigliata per gli amministratori, ricordando appunto quanto poco si era fatto per la città metropolitana. Non so se ha voglia di fare un saluto. No? Va bene, allora lo ringraziamo della presenza. Va bene, allora la ringraziamo per la presenza e invece introduco il nostro Giuseppe Tuccio, un magistrato che la città ama e che conosce benissimo, quindi non ha bisogno di presentazioni, ma è qui nella veste di protagonista nella costruzione di questo progetto, che in effetti è andato in porto nel 2009 con la guida, quando era sindaco della città, Peppe Scopelliti, e verso il quale insomma Tuccio è stato, diciamo, come posso dire, la barra dritta, no? Per perseguire questo progetto, per dare le indicazioni che poi portarono al famoso emendamento di Bocchino e con tutto quello che ne consegue, che oramai è storia ed è qui in tutti questi libri che sono stati pubblicati quest'anno. Uno lo voglio citare proprio nell'introdurre il Tuccio, che è questo bellissimo volume Reggio Città Metropolitana per l'amicizia mediterranea, che è un po' un testo che va oltre, perché raccoglie quelle che sono le testimonianze di relatori che vanno, che ne so, da Francesco Forte, che è stato un docente naturalmente oltre che editorialista, ma insomma economista, e quindi una figura abbastanza interessante per la nostra università, Pietro Ciucci, che è amministratore nella sua veste di amministratore e presidente dell'ANAS, Massimo Giovannini, il rettore, e via via di seguito, insomma, con tutti scritti di bella valenza e di grande importanza. Bene, adesso cosa ci racconterà Tuccio? Adesso vediamo un po', perché secondo me anche negli ultimi tempi, diciamo, si è un po' modificato quello spettro così no, ben delineato, che appariva dalla legge. Adesso invece ci sono anche una serie di interpretazioni e da lui mi aspetto anche uno sguardo più esteso a quello che sta succedendo nella normativa nazionale, stringente, fra un DDL costituzionale, un DDL di legge ordinaria, la necessità di abolire le province, il risparmio, eccetera. Ecco, come si inserisce questo nostro sogno in questa realtà che ci brucia le ali? Grazie per l'invito che mi offre ancora una volta l'opportunità di misurarmi, o meglio di dare il mio modesto contributo a questa problematica che si rivela veramente gravida di positive conseguenze se riusciamo a pigliare veramente coscienza della grande prospettiva che questa città può proporsi, prefigurandosi in una condizione di città metropolitana. Capita spesso, quando si incontrano problematiche di questo tipo, che offrono una pluralità di opzioni, di approccio,
di correre dei rischi. Il rischio più immediato è quello di indurci in esaltazioni localistiche che possono anche avere il merito di esaltare momenti identitari forti, affascinanti, abbacinanti e appaganti da altri punti di vista. E il rischio anche contrapposto è quello invece di scadere in sterili teorizzazioni, lanciando, diciamo, nella grande galassia dei concettualismi ulteriori categorie concettuali: città vasta, città metropolitana, area metropolitana, città dello stretto, che addirittura sono carenti di interpretazione anche dal punto di vista più squisitamente semantico. Allora bisogna trovare una sintesi, bisogna cercare una sintesi che però, per un verso, non mortifichi quelle identità di cui abbiamo parlato e che rappresentano veramente l'humus sul quale poi si innesta un disegno organizzativo che offre il diritto, e d'altra parte non tralasciare di considerare che la storia della città metropolitana è una storia che attinge a profili paradigmatici estremamente alti che provengono dall'estero, da tutto il mondo. La storia che ha portato avanti l'idea della non più sostenibile autosufficienza dei profili urbani centrali, delle grandi città, per cui c'era bisogno che ci si ponesse il problema della compatibilità, alias della sostenibilità, oltre che tecnico, amministrativo e organizzativo, sostenibilità di carattere anche sotto il profilo dello sviluppo, di città che ormai stavano debordando e che avevano soffocato dal loro livello storico di centralità tutto l'Interland più circostante. Già l'idea di metropoli, area metropolitana, ha portato poi coinvolgimenti di urbanisti, di grandi pianificatori, di giuristi, costituzionalisti, e comunque tutti sono stati d'accordo dell'idea che il tema centrale era rappresentato dalla esigenza di dare una compatibilità, una risposta di compatibilità tra le grandi, inarrestabili, dinamiche trasformazioni insidiative su vari territori e l'esigenza di trovare il giusto livello di governo, non di governo ma di governance di questi territori. Perché il dato centrale, la città, nella sua storicità, era sempre preeminente nell'assorbire risorse, opportunità di sviluppo, eccetera, lasciando invece alle periferie una condizione di mediocrità, quando esse proprio erano state capaci nel tempo di offrire delle ricchezze, parliamo dei grandi giacimenti culturali nostrani per avere un'idea più complessiva, e quindi l'esigenza di trovare nuove forme di governo. E allora il discorso della ricerca di questi punti di convergenza, che come diceva Enzo Amadeo, non possono essere affidati soltanto a una sorta di ossimoro per cui attraverso il dato normativo istituzionale si risolve il problema. Il diritto non crea valori, il diritto organizza valori offerti dalla società, e se poi questa organizzazione di valori avviene, come suol dirsi oggi, bottom up, e cioè dal territorio verso il centro, meglio ancora. Io in quella planning di presentazione del convegno ho visto tanti spunti di carattere positivo abbastanza apprezzabili, prima di tutti quello dell'esigenza di una compartecipazione volontaria alla creazione di un piano organizzativo della città metropolitana, e poi l'esigenza di una governance, non tanto come capacità di razionalizzazione dei servizi, quanto come capacità di esaltare in una forza creativa la nascita, l'insorgenza di nuove risorse da ridistribuirsi sul territorio. Per cui il dato apparentemente localistico aveva invece una capacità di produrre ulteriori risorse e di lanciarle, per cui in un incontro
tra più fattori di una governance con la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, ivi compreso anche l'apporto delle strutture